Presidente, lei ha scelto il segretario generale, vuole descrivercelo? Dopo tre mesi di grandi contatti e rapporti con il CONI circa la figura del segretario che era già stata individuata, ma per ragioni proprio legali non è stato possibile poi confermarlo, a quel punto che allora mi sono rivolto a un mio amico, l'avvocato Caporizzi, che quale si è reso disponibile, perché nel frattempo si era già occupato delle parti legali della federazione, si è reso disponibile a occupare questa posizione, che è una posizione estremamente importante, di grande fiducia da parte del presidente, perché è veramente della parte integrante del sistema che deve essere in completa sintonia e armonia con il presidente, cosa molto delicata. Che quindi io ho voluto scegliere l'avvocato Caporizzi per vari motivi, prima di tutto perché lo conosco da tanti anni, abbiamo già lavorato insieme per parecchi anni anche in attività di questi come l'associazione Capice, che è una persona di successo, che è un avvocato di grido, e quando l'ho presentato al CONI il presidente Malagò ha voluto sottolineare che tra le federazioni esistenti e la figura del segretario che io ho presentato è di gran lunga la più autorevole e la più qualificata. Quindi questo mi ha dato ovviamente molta soddisfazione e gioia. Ho avuto poi l'approvazione unanime da parte del Consiglio federale e stiamo già lavorando a questo punto quattro mani e due teste, per cui il lavoro che stiamo svolgendo è veramente di grande spessore e grande quantità, perché noi vogliamo realizzare e capovolgere tutte le situazioni che non funzionano dentro la fine dell'anno prossimo. Noi vogliamo dimostrare che lavorando in certe maniere che è possibile riportare la nostra situazione in una isola felice. E sono certo che con la collaborazione dell'avvocato Caporizzi ci riusciremo.